4 vittorie in 4 trasferte ufficiali. L'Inter lontano da San Siro, strano a dirsi, si sente un po' più a casa contro il Chievo per dimenticare insieme. Cassano prolunga per Gargano, buono il tocco dentro, Milito a Cassano, 2-0, stava arrivando Milito, lo ha anticipato Cassano che ha la 300esima presenza in Serie A, firma il gol numero 90, vince l'Inter 2-0, le firme di Alvaro Pereira. Che lo tocca, calcio di rigore, il cartellino ma è rosso. Posizione regolare per Eder, va via Eder, toccato, calcio di rigore e giallo per Miranda. Eder, Samp 1, Parma 2, si credono ancora i blu cerchiati. È uno scontro salvezza fra due squadre avvelenate. Il Siena viene dalla sua peggior prestazione stagionale, il Genoa dal secondo KO con Gigi Del Neri alla guida. Batte Baliani, colpo di testa e gol di Paci, ha segnato Paci, 1-0. Finisce qui, finisce con la vittoria del Siena, 3 punti che sanno di liberazione. Il Catania, una settimana dal derby con il Palermo, cerca una vittoria che lo lancerebbe a ridosso delle zone veramente importanti della classifica. Il Chievo vuole i primi punti della stagione, lontano dallo stadio Bentegodi. Questo minuto in corso dalla bandierina Gomez che la mette in mezzo al Miron. 1-0, punta dritto, entra in aria, al Miron prova a liberarsi per il tiro, al Miron, rete, è l'uomo del mezzo. Colpo di testa, il gol di Andreolli, 2-1 Chievo, finisce 2-1 Catania contro Chievo. Vincere per inseguire la Juventus o vincere per ottenere punti salvezza, non è importante l'obiettivo, ma l'importante è vincere. Ripetador, ancora in area di rigore, ma stavolta sul destro, passa Cavani, messo giù, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Napoli e cartellino rosso addirittura per Bocchetti. Parte il Matador. Destro di Cavani! Manita alla Pescara, 5-1 nell'anticipo della 15ª giornata. Udinese-Palermo, la partita della svolta per i Giulani che sono reduci da 2 vittorie consecutive, vogliono continuare questo momento davvero magico e per il Palermo invece che vuole ricominciare dunque a far punti. Buono lo spunto di Ilicic, al limite ancora Ilicic! Palermo avanti con Ilicic al 33esimo. Vantaggio di Wicani, quel pallone ancora buono di Natale! Finisce 1-1 tra Udinese e Palermo, i gol di Ilicic e di Natale. Parma per cancellare 2 sconfitte consecutive, il Genoa per diventare protagonista forse della strada che porta alla salvezza.
la sponda in qualche modo, pallone vagante, Bertolacci col destro, il palo, poi Rigoni la tocca due volte ma era in fuori gioco. Questo Parma-Genoa finisce 0-0, primo tempo così e così, secondo tempo sicuramente 2-0.